atto questo, una protesta da parte dei commercianti. Oggi avete inviato una lettera all'amministrazione comunale chiedendo cosa in merito al divieto di sosta che hanno messo per 24 ore. Il divieto di sosta ha creato sicuramente un po' di rallentamento a tutte le attività. Il problema comunque è che non ci sono anche parcheggi, col disco orario la sosta è molto limitata e mancano fondamentalmente i parcheggi, diciamo, a Gioiosa. Comunque col disco orario, come era comunque la situazione precedente, vi trovavate meglio rispetto... Molto meglio col disco orario, perché si aveva la possibilità di sostare, diciamo, anche per breve tempo. Che ne pensi di questo divieto di sosta permanente? Abbiamo letto oggi una lettera inviata da vari commercianti. Sì, perché non funziona questo sistema, assolutamente. Perché il tratta innanzitutto è troppo lungo, poi Gioiosa non corrisponde urbanisticamente ai posteggi e tutto. Secondariamente è un paese turistico e viviamo di gente da passaggio. I commercianti, noi giustamente siamo molto arrabbiati, perché innanzitutto non siamo stati avvisati all'inizio, quando abbiamo visto che hanno cambiato la segnaletica. E poi perché non mi sembra giusto, perché è un paese turistico, cioè noi aspettiamo la gente che viene di fuori. E quindi in vista dell'estate che cosa proponete? Noi vogliamo come era prima, esattamente come prima, perché questo a noi ci ha sconvolto, perché noi abbiamo avuto 2 anni di strada chiusa e abbiamo già perso economicamente. Adesso quest'altra cosa, in base alla crisi che c'è, noi aspettiamo la gente di fuori che ci porti un po' di sollievo, perché noi dobbiamo affrontare adesso tutto l'inverno, che è stato pesante, molto pesante. Quindi con la sosta... vogliamo di nuovo che le cose si ritornino come prima. Perché con la sosta, col disco orario, comunque le persone avevano la possibilità di fermarsi. Sì, senza dubbio. Allora, praticamente sta succedendo che qua, con questa strada, con questo divieto che hanno messo, non possiamo lavorare. Perché i vigili, quando si fermano le macchine, li fanno partire. E noi, giustamente, perché con questa crisi che c'è, paghiamo le tasse, giustamente vorremmo lavorare. Che cosa chiedete? Chiediamo, non lo so, magari di mettere di nuovo, se è possibile, come prima, 20 minuti, magari di disco orario, così magari le persone hanno il tempo di fermarsi e di ripartire. Io penso che sia così per tutti i negozi qua vicini. Come va? Oddio, come va? Certamente non va bene, questo è poco ma è sicuro. A parte i problemi che ci sono, questo non ha fatto altro che amplificarli e farli aumentare, perché la gente non riesce a trovare i parcheggi per poter mettere le macchine, quindi... perché non ci sono parcheggi alternativi a quello che c'era prima sulla strada, insomma. Quindi il problema si è naturalmente amplificato. Per cui non siamo nelle condizioni di poter lavorare bene e le nostre difficoltà sicuramente sono aumentate. Da, appunto, avete una soluzione, proponete qualcosa di alternativo, qualcosa si potrebbe attuare? Ma guarda, io non sono un tecnico, non ho la soluzione ideale per poter sistemare o quantomeno sistemare la questione. Per cui ritengo che sia giusto che le soluzioni li trovino chi di dovere. Non siamo noi a dire cosa fare, cosa non fare. Però certamente il divieto di parcheggio 24 ore al giorno decisamente a noi ci crea disagio. Ci stiamo lamentando perché la gente non ha più la possibilità di parcheggiarsi e quindi, essendo Gioiosa un paese soprattutto di passaggio, la gente va via. Quindi secondo noi la soluzione migliore sarebbe quella di mettere il parcheggio di nuovo col disco orario come era in precedenza e fare il disco orario appunto di mezz'ora e che i vigili controllassero che le macchine si parcheggiassero in maniera decente appunto e che rispettassero la mezz'ora, comunque che non vadano oltre e che non cambino il disco orario giustamente. E che controllassero soprattutto negli orari in cui passano gli autobus, che ci sono magari, che c'è più difficoltà a far defluire il traffico,
che ci siano maggiori controlli. Ho 30 anni che sono qui, in questo negozio. Me ne ero andata e sono ritornata qui per essere sulla nazionale, per non essere in periferia. E mi sembra che qua siamo diventate peggio. E in 30 anni, lei diceva prima... Sempre c'è stato questa strada che si può fermare qualcuno senza divieto. A tratti, un pezzo col divieto, un pezzo senza divieto. 30 anni. Mai c'è stata questa difficoltà ora in 2 giorni che hanno fatto. Mi dispiace, ma è così. Alternativa di mettere per come era prima, per come era prima. E inoltre servirebbero altri posteggi anche a pagamento che noi ai nostri clienti diamo, gli diamo i bigliettini, li paghiamo noi commercianti per fare vedere la possibilità di comprare al cliente, non di farlo scappare e andarsene, perché se non si possono fermare come i vigili fischiano, le persone scappano già dal negozio perché pensano che gli fanno la multa. Allora, sì, quindi il problema del parcheggio è legato ai clienti che in effetti, anche se devono acquistare una piccolezza, anche una ricarica, una piccola cosa, non riescono a fermarsi perché subito insomma arriva il vigile, eccetera. Quindi è un disagio in effetti nei confronti del cittadino, non, anche nostro, perché chiaramente c'è un calo commerciale, sappiamo tutti la crisi e quello che è, però dico soprattutto legato al cliente insomma, finale, insomma, ecco, tutto qua. Quindi qual è la proposta vostra? Beh, la proposta nostra è quella di avere almeno un minimo insomma, di parcheggio, non dico tanto, almeno un quarto d'ora, insomma, il tempo di fare insomma, una sosta affinché il cliente possa venire all'interno del negozio, fare quello che deve fare e andare via, insomma, non un'ora, un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo di fare l'acquisto e andare via, insomma. Ma come ripeto, è anche per dare un servizio al cliente. Anche perché qui abbiamo un altro problema, che non ci sono parcheggi molto vicini, perché i parcheggi vicini sarebbero arrivare al campo sportivo, se no vicino alla scuola media, però sappiamo tutti qua ormai andiamo di fretta, non abbiamo neanche il tempo di metterci a girare, insomma. Ecco, non c'è eventualmente un'alternativa appunto al parcheggio, insomma, tutto qua. No, ma c'è stato il sindaco stamattina qua, quindi qualche cosa, c'erano gente dell'ANAS pure, qualche responsabile. Speriamo che risolveranno qualche cosa, dicono loro. Vediamo. Possibile, non è possibile, boh. Il divieto di sosta che hanno appena installato su questo tratto della via Umberto I, che cosa ne pensa? Sì, prego, no, completi la domanda. È diciamo un deterrente per fermarsi, oppure lei comunque non ne subisce, diciamo... Io ritengo che le regole devono essere rispettate, però prima di fare delle regole bisogna studiare. Si è studiato poco. Secondo me. Forse andava meglio prima il disco orario? No, assolutamente no. Io ritengo che bisogna creare dei presupposti seri di gestione delle attività commerciali e del traffico. Non si può assolutamente danneggiare non solo gli utenti della strada che hanno diritto a camminare, i commercianti pure.